Ci troviamo all'interno della Galleria Comunale d'Arte, nella sala dedicata alle opere dell'artista Filippo De Pisis. All'interno della collezione in Grau troviamo ben sei dipinti realizzati dal maestro Ferrarese. Troviamo un ritratto maschile, due paesaggi, due nature morte e questa veduta urbana. L'artista Ferrarese risiedette a Parigi tra il 1925 e il 1939 e nel 1938 realizzò questa veduta che vedete alle mie spalle. Si tratta non di una grande strada della capitale francese, quindi non parliamo dei grandi boulevard, ma di una stradina interna in cui l'artista ha voluto raffigurare quella che era la vita movimentata all'interno della città. Se notate, la sua padronanza dello stile, soprattutto quello impressionista che imparò dai maestri come Manet, per esempio, è stato rielaborato in modo del tutto personale. In primo piano notiamo delle figure che sono quelle ovviamente umane, tracciate veramente con pochissimi tratti, che ci danno proprio l'idea della presenza umana all'interno di queste stradine secondarie, mentre sullo sfondo compaiono i grandi edifici che caratterizzavano la città e che, se notate, sono caratterizzati dall'utilizzo di colore grigio e bianco, all'interno del quale si può notare ancora la tela sottostante.